Se c'era un modo totalmente insensato per traslocare, state tranquilli che si è verificato. Sono stata costretta a traslocare così, a casaccio, e non sto dicendo che volevo traslocare quando la casa sarebbe stata pronta quasi per una copertina di AD, no. Però volevo quantomeno fare un ultimo giro di pulizie prima del trasloco, perché avevo fatto le pulizie, diciamo, a tutta la casa, ma mancava pulire le cose che avevo sporcato nel pulire la casa, quindi tutti i sanitari, i pavimenti ancora erano da lavare e vabbè, fatto sta che la situazione è questa, ve la faccio vedere così avete anche una sorta di mini tour della casa. Sappiate solo che non ho ancora niente in casa, cioè ho poche cose. In questo momento sto praticamente rendendo la casa il più confortevole possibile per avere un risveglio meno traumatizzante possibile. E il letto arriva domani, ma intanto ho un materasso per terra, così spartana, mai stata così spartana. Ho alcune cose qui, cose fondamentali e cose che sono riuscita a raccattare al volo, così proprio perché così è successo questo trasloco. Il bagno, vabbè, lo sto pulendo. Veniamo alla cucina, perché per me al risveglio è fondamentale avere una colazione, riuscire a quantomeno non dover cercare nella disperazione più totale qualcosa da mangiare. E siccome domani mi portano in letto e dovrò stare qui tutto il giorno, avevo bisogno anche del frigo. Il frigo è questo perché la cucina non l'ho ancora presa, non ho avuto tempo per pensarla, per cercarla, per progettarla e quindi sono senza una cucina. Però ho un frigo gentilmente prestato da mia cugina che ho appena lavato, era pulito, però mi ha dato una rinfrescata. Questo è l'unico mobile che ho in casa e lo userò per appoggiare le cose della cucina. Il primo oggetto che è entrato in casa, il pianoforte, è stato proprio il primo e questo mi ha resa proprio super super felice perché significa che la prima cosa a entrare in questa casa è stata comunque l'arte ed è una cosa positiva. Ieri sera sono stata in provincia di Brescia, a Orti Nuovi, a recitare. Abbiamo portato uno spettacolo e da lì, perché sono rimasta a dormire lì e non pensavo che non ci sarebbe stata un'altra notte in cui avrei dormito in un'altra casa. Non ho avuto neanche il tempo di rendermi conto di tutto ciò. Fatto sta che adesso sto preparando un attimo la cucina, la zona colazione, in modo da riuscire a far colazione domani mattina. Finirò di lavare il bagno, mi faccio il letto, poi vado a dormire perché è impensabile di lavare tutta la casa. Stanotte sono le 23:46 del 7 di agosto e questa sarà la mia prima notte qui. Favoloso. Allora, intanto sono distrutta, ragazzi, sono distrutta, mi fa male tutto. Però non ci lamentiamo, è comunque una cosa bella questa. Cosa fondamentale? Verdure. Un frutto. L'hummus,
tutte le mie cose preferite devono entrare per prime in casa insieme a me. Poi ovviamente non poteva mancare il mio kefir, il pane senza glutine per la colazione, la mia tazza preferita. Che disagio. Burro d'arachidi, obviously. Sì, adesso andiamo a dormire. E della marmellata. Situazione colazione pronta. Ho anche il bollitore già pronto per farmi la tisana della buonanotte. Penso che inaugurerò così questa casa. Qua sotto ho portato anche un cesto con delle noci, dei cracker, e sotto ho sistemato l'acqua. Qui ho una tovaglietta, delle posate, il minimo indispensabile, sale, olio e le spugnette. E poi ovviamente non poteva mancare il tostapane. Dico solo che già così non mi posso lamentare. È perfetto, va benissimo. E credo di aver portato altre cose che adesso secondo me mi sfuggono. Devo aprire un po' di borse e scatole per capire che cosa esattamente ho portato ancora. Mi sembra di non avere altro per la cucina, però lo scopriremo tra pochissimo. È 1:30 e come da promessa la tisana è pronta e ho preparato anche l'angolino per la colazione, così domani mattina posso mangiare in santa pace. Il letto è pronto. Ho preparato anche la zona notte con acqua, libri, caricatore, c'è anche il pigiama pronto, devo solo infilarmi nel letto. E poi qui sta prendendo forma rispetto al resto della casa. Qui abbiamo fatto più progressi. Per il momento, visto che non ho uno specchio qua, ho messo questo specchio appoggiato qui perché è anche l'unico punto pulito, a parte la mia stanza. E qui, wow, questa cosa mi rende troppo felice. Ho già posizionato un vaso con dell'eucalipto essiccato. Ho già sfruttato anche i cassetti, visto che è l'unico mobile che ho in questa casa. Anche i vestiti li ho messi qua in bagno. E qua invece, guardate anche qua il tappetino. Ho posizionato anche tutti gli asciugamani e sono veramente soddisfatta. Sono sfatta, sono stanchissima, ma sono soddisfatta. Che faccia. Bom, questo è il mio progetto preferito per il momento. Ora posso andare a dormire super serena e risvegliarmi altrettanto serena domani mattina. Della doccia mi rimane da lavare solo il box ed è pronta. Wow, non ci credo, non riesco a crederci. Basta tisanina e nanna. Ovviamente mi devo struccare, però dettagli. Mi sono resa conto solo adesso che stavo parlando pianissimo perché è 1:30. Spero abbiate sentito. Buonanotte. Mi fermo finalmente per pranzo. Sono
sono le 2:37, troppo tardi. Mi tocca sedermi per terra, forse comprerò dei cuscini nel mentre perché non voglio fare le cose di fretta, voglio scegliere bene le cose. Infatti questo tavolino è qua provvisoriamente, però lo userò per un po' tutto, anche per lavorare. E pranzo, le verdure che ho portato dall'orto, cetrioli, peperoni, pomodorini, l'hummus, questo è buonissimo, viene dall'Aldi ed è quello piccante, cracker, un po' di sale, un po' di olio ed è perfetto. Stanotte devo dire che è andata benissimo, mi sono svegliata una sola volta e per il resto ho dormito proprio bene, non ho avuto paura, sono stata super super tranquilla. Mi devo abituare sicuramente ai rumori del palazzo, delle persone, quindi è tutto nuovo per me, però diciamo che per essere la prima notte ho dormito più che dignitosamente e adesso sono a buon punto, quasi finito di pulire tutta la casa, mi manca il pavimento della cucina e il corridoio e mi mancano da attaccare un po' di placchette in giro e se no per il resto è tutto a posto. Vi farò un tour appena finisco di mangiare e finisco di lavare le ultime cose, vi faccio un tour così vi rendete conto a che punto sono. E stamattina è arrivato anche il letto, è arrivato prestissimo, lo dobbiamo montare ovviamente, però intanto il letto c'è. Io sono super affamata, devo mangiare perché sennò potrei svenire dalla fame. Devo abituarmi a fermarmi, perché se io inizio a fare qualche cosa tendo a voler finire, quindi a fare le cose fino in fondo, ma questo poi implica che magari vai avanti tutta la giornata e rischi poi di saltare i pasti in questo modo e non è quello che vogliamo, perché poi ci si stanca di più e si perdono le forze, quindi non è proprio il massimo. Adesso mi sto preparando una sorta di insalata scomposta, farò un po' di pinsimonio nell'hummus con cetrioli e peperone. Dove siamo rimasti? Se qualcuno me lo sa dire, perché io non me lo ricordo. Sono le 6:30 e io ho terminato i lavori per oggi. Sarei anche andata a caricare un altro po' di roba, ma oggi è il compleanno di una mia zia e quindi farò pausa obbligata, per stasera basta. Però vi ho promesso una sorta di home tour per com'è in questo momento, quindi un po' tutto per aria come la mia vita in questo momento, ma è la realtà. Questo video è molto reality check, perché non trasloco quasi mai, le cose sono lisce, perfette, super pettinate, quasi mai. Allora, cominciamo e vi dirò di più, anche nei casi in cui si tratta di persone che hanno una disponibilità economica più alta della mia, anche lì ci sono intoppi, ci sono ritardi, ci sono un sacco di cose da sistemare e non è mai perfetto, quindi partiamo da qui, da dove ci troviamo. Allora, oggi ho lavato tutti i pavimenti e tutti gli oggetti che avevo in giro, quindi anche questa sedia, anche questa scala, perché vabbè, ovviamente questa sedia non rimarrà qui, però in questo momento ogni appoggio è prezioso. Ho posizionato tutti i copri placchette in tutta la casa e questa è la stanza di mia sorella. In questo momento farà da deposito perché è l'unico modo in cui può funzionare. Il bagno, come abbiamo già detto ieri, forse è l'unico ambiente un po' più sistemato. Come potete vedere, detersivo per i piatti, spugnetta lì giù per terra perché vabbè,
Tanto è tutto pulito, e sotto c'è anche un tovagliolino. Ho lavato anche il box doccia e sì, tutto il bagno. Poi passiamo di qui. Ho lavato ovviamente anche i pavimenti qui. Ho già della roba sporca. Questo è il salottino, che è quello che è diventato il più vivibile in questo momento. Ha superato camera mia. Ho il tavolino, la pianta e la poltrona più il pianoforte, tutto bellissimo. E ovviamente questo tavolino non è destinato a rimanere qui, però per il momento è l'unico appoggio che ho e quindi rimarrà fino a quando non ne comprerò un altro. La cucina, anche la cucina è bella sistemata, nel senso che è tutto pulito. In questo momento non ho ambienti sporchi o ambienti puliti, quindi cammino scalza ovunque. E vabbè, anche qua ho posizionato un sacco di placchette. Nell'aprire la grata mi sono resa conto che mancavano gli attacchi per infilarla dentro il buco, quindi ve lo sto dicendo perché così magari se dovete comprarle ci fate più attenzione rispetto a me, perché una ce l'aveva, l'altra no, qualcuno le aveva rubati, credo. E questa è la mia zona cucina. Qua ho tutte le robe per pulire. Tra l'altro oggi ho usato il vaporetto per lavare tutti i pavimenti, è stato veramente fantastico. Meno male che non ho comprato il mocio, perché sarebbe stato molto più inutile come lavoro. Questa è la camera. In questo momento, vabbè, è tutto chiuso da stamattina perché non volevo far entrare tutto il caldo, perché al mattino la luce arriva appunto da questa finestra qui, il sole arriva da quella direzione. Però ecco, questo è il letto, è ancora impacchettato e mi sa che anche stasera mi toccherà dormire per terra, perché c'è appunto il compleanno di mia zia e quasi sicuramente, non sono certa, ma molto probabilmente anche mio papà vorrà andarci. Comunque non glielo faccio montare il letto senza di me. Basta, questo è quanto, questo è il primissimissimo tour della casa allo stato attuale. Piano piano migliorerà la situazione, quindi ogni qualche settimana, quando ci saranno dei progressi importanti, vi farò un nuovo tour. E oggi mi sono già fatta un'idea di quelle cose che vorrei comprare subito, delle cose che proprio mi servono, e quindi nei prossimi giorni farò un po' di ordini. Farò qualche giro anche all'IKEA, perché comunque delle cosine all'IKEA le prenderò. Poi devo comprare un bel po' di biancheria per la casa e devo andarmi a cercare una lavatrice, quindi un bel po' di cose da fare. Comunque, adesso devo andare a farmi la doccia di là perché il gas me lo collegano domani e quindi adesso faccio la valigia e vado a casa di mio papà a lavarmi, a prepararmi e uscire. Quindi a più tardi. Ma quanto sono KO! Sono appena rientrata, siamo stati a Lessone da Atipico. Ristorante con pizzeria o ristorante pizzeria, boh, c'era un po' di tutto in realtà, pizza, hamburger e altro, insalatone, fanno anche le bowl. Io ho preso un purè di legumi, delle verdure grigliate e delle patate al forno e due bicchierini di Morellino e adesso sono in food coma. Ho bisogno di andare a dormire subito, tipo, e quindi mi lavo la faccia e vado a dormire. Ma volevo fare un outfit check con voi, il primo, forse non è il primo, però vabbè. Sto indossando uno degli outfit che ho amato di più quest'estate.
e il mio top con i fiorellini abbinato a questi pantaloni gialli. Mi dà proprio le vibe giuste. Questi pantaloni a palazzo poi sono di un'eleganza. Wow. Basta, sto parlando a vanvera, quindi adesso mi prenderò un pezzettino di cioccolato, non uno a caso, il Ritter sporta le nocciole, e poi nanna. Quindi a domani. Ah sì, come previsto, anche la notte numero 2 dormirò col materasso a terra, ma va benissimo. Good night. Siamo a metà del mio secondo giorno nella casa nuova e ho già fatto due sudate oggi, una per il workout di stamattina e la seconda perché sono andata a recuperare un altro po' di cosine e a fare un po' di spesa. Allora, quali sono i motivi della mia sudata? Tutti i miei prodotti per l'igiene e la cura della persona sono 1, 2, e 3. Ci sono giusto un paio di cosine di mia sorella, ma il resto sono per lo più cose mie. E mi stupisce la cosa perché con le cose che ho qua potrei mettere insieme un'altra scatola di queste qua piccoline, però comunque è tanta roba, quindi adesso devo un attimo riguardarmi tutto con calma perché ho già fatto una cernita mentre impacchettavo tutto e ho buttato delle cose, però adesso devo un attimo guardarle bene e cominciare a usare le cose perché non va bene accumulare così tutta questa roba qua. Comunque, poi ho portato anche tutti i miei fiorellini. Eccoli qua. Li devo tirare fuori, ne manca uno solo in realtà, che è la Ceropegia, che ha subito un piccolo incidente ed è quasi morta. Si sono salvate le cipolline e le ho ripiantate. Spero che venga fuori, così come ha fatto questa piantina qui, che l'avevamo data per spacciata invece. Mentre avevo deciso di buttarla, ho trovato le cipolline e le ho ripiantate diversi mesi fa e me ne sono dimenticata, nel senso che non le ho annaffiate, forse non vanno neanche innaffiate perché sennò marciscono. Ho cominciato a dargli un po' d'acqua tipo un mesetto fa e guardate, sono cresciute tantissimo. Poi la spesa, sono andata da Aldi. E ho comprato un po' di cosine, facciamo un unboxing, dai. Sono in attesa del mio tecnico per attaccarmi il gas. Ce l'ho fatta, ragazzi, ce l'ho fatta. Sono andato, ho fatto il contratto e oggi viene appunto ad attaccare proprio la fornitura. Ma tornando alla spesa, allora ho comprato un po' di cosine che non sono il mio, diciamo, usual, quindi acquisti abituali. Ho comprato delle cosine tipo i bicchieri compostabili, comunque perché adesso sappiamo che non li vendono più quelli in plastica, però i bicchieri monouso, i piattini e i tovagliolini, perché vorrei fare una mini inaugurazione della casa. E quindi voglio invitare i miei cugini, quelli della cerchia più ristretta, per festeggiare insieme questa casa. E quindi ho comprato delle cosine anche perché di piatti, posate, e altre cose non ho niente e non avrei neanche dove lavarle, quindi per il momento funziona così. Poi ho trovato il kefir, l'aglio, quello sardo, super buono, multifrutti. Quando lo trovo da Aldi tendo a fare scorta perché lo adoro, lo adoro e salva un sacco quando rimani senza cibo. Ti mangi un po' di questo, un po' di frutta secca e passa la paura.
Poi ho comprato l'hummus. Ho fatto una giga scorta di hummus. Tanto sappiamo che questo mi basta forse per meno di una settimana. Ho preso 6 scatole, 4 al naturale e 2 piccanti. Questo è super super buono da Aldi. Sempre per la mia festa ho preso quest'acqua tonica, penso sia, bibita analcolica gassata con fruttosio ed edulcorante, acqua, sciroppo di fruttosio, succo di sambuco da concentrato, infuso di scorza di pompelmo, anidride carbonica, aromi naturali e stevia. Questa qua mi sembrava un'alternativa interessante alle bevande alcoliche, che se qualcuno magari vuole una cosa un po' più easy, così la può bere. Poi ho preso della birra, questa per i miei cugini, non per me, io la bevo senza glutine, però non l'ho trovata senza glutine, forse perché ero un po' di corsa, non sono riuscita a guardare bene, magari c'è, ma io non l'ho trovata. Ho preso poi dei sacchettini per il pattume. Beh, scorta d'acqua, perché allora sappiamo che l'acqua del rubinetto è buona in teoria, ma qui a Monza l'acqua ha un sacco di calcare dentro e quindi preferisco bere quella delle bottigliette. Ho comprato poi del salame a fettine, sempre per i miei cugini, e del prosciutto cotto, sempre per loro, perché sappiamo che io sono vegetariana e queste cose in realtà non le mangio. Ho trovato il pane per tipo i tramezzini integrale, Roberto, sempre per loro, i sacchettini per l'unghia, i tortillas per mangiarli tutti, questi li posso mangiare anch'io perché sono gluten free, un po' di Philadelphia. Infine ho preso delle susine, queste sono super buone, le adoro queste. Le susine, boh, non mi ricordo come si chiamano, però vabbè, sono buonissime. Un avocado, questo è un altro dei miei cibi preferiti. E per finire abbiamo delle banane. Poca roba, però così, giusto per non rimanere senza frutta, perché ho sofferto questi giorni senza frutta. Oggi pomeriggio, oltre ad andare a recuperare un altro po' di cosine, voglio andare a fare un po' di shopping di cose per la casa, perché mi servono per organizzare le cose, anche e soprattutto il bagno, perché con tutti quei prodotti che ho devo trovare un modo per ottimizzare lo spazio. E allora voglio prendere le misure dei cassetti per prendere dei contenitori quanto più possibile della stessa dimensione, in modo da incastrarli perfettamente, perché comunque a me avere tutti i prodotti esposti non mi fa impazzire, quindi preferisco comprare dei contenitori per buttarceli dentro piuttosto che piazzare le cose in giro come adesso, perché danno un senso di disordine. Dovrebbero essere delle stesse dimensioni, ma controlliamo per sicurezza. Quello sotto è un po' più alto. Perfetto, direi. Anche qua sotto. Qua praticamente, col fatto che ho questo piano di appoggio, posso sfruttare lo spazio. Qua c'è lo scarico in mezzo, però sui lati posso usare 2 contenitori molto profondi, di modo da stoccare altre cose. Ed ecco che è arrivato quel momento. Facciamo subito con uno schiocco di dita.
Giornata lunghissima questa. Ho fatto un sacco di cose. Ho preparato dei reel per un mio cliente, per il suo Instagram. Dovrei cominciare a fare anche per me. Quando sono così sballottolata da ormai 2 mesi, non ci sto più capendo niente. Ho lavato tutti i pavimenti di nuovo perché c'è stato un po' di transito. Sono venuti a collegarmi il gas. Ho finalmente il gas. E questa è una buona notizia e una brutta notizia insieme. È una buona notizia perché ce l'ho, è una brutta notizia perché non lo posso usare. Praticamente ci siamo ridotti un po' troppo tardi, siamo il 9 di agosto e il tecnico che doveva collegare tutto è in vacanza. E ovviamente devo chiamare lui. O una sua persona fidata. E anche quelle persone fidate sono tutte in vacanza. Ovviamente sono io l'unica sfigata. Vabbè, sfigata no. Però l'unica che in questo momento non è in vacanza perché ha dell'altro da fare. Ma vabbè, poi sono andata da Risparmio a casa a fare delle compere. Adesso spacchettiamo perché poi sono stata anche all'Esselunga. Anche lì ho fatto delle compere, quindi tutto insieme. Poi ho fatto delle compere nell'orto di mio padre. Poi, già che c'ero, ho cenato da mio padre e ho impacchettato delle altre cose. Poi ho fatto la doccia, ma non so, una delle cose più inutili che ho fatto oggi è stata fare la doccia. Vabbè, va bene così. Allora, ho fatto scorta di pane gluten free. L'ho trovato super scontato all'Esselunga. Ho preso 3 confezioni di Vital. Poi ho comprato i grissini e i soliti cracker di Galbusiera 0 grammi. Così. Un po', poi ho comprato il burro d'arachidi. Tra l'altro, non me lo ricordavo, e a casa di mio padre ne avevo un altro. Poi ho scoperto di recente all'Esselunga questa birra qua. La vendono da pochissimo perché prima ne vendevano un'altra ed è una birra senza glutine, Mastri Birrai Umbri. Birra IPA senza glutine artigianale, non filtrata, non pastorizzata. A parte che la confezione è tipo stupenda, è bellissima, la sto adorando. È buonissima questa birra, è veramente buona. Ormai il mio frigo si è riempito talmente tanto che guardate qua che roba. Wow. Poi in questo momento le mie borse sono mischiate con di tutto, cioè tipo dentro lo zaino avevo anche una borsetta. Vabbè, avevo comprato dell'insalata, no, in realtà è della rucola, perché è buona, è sempre facile da aggiungere alle ricette. Stasera ho fatto tipo la pizza. Avevo preso una base pizza da Aldi e l'ho provata, però avendola infilata dentro a mo' di focaccia è uscita un po' stile biscotto. Vabbè, questi sono dei cetrioli con peperone. Probabilmente per farla uscire bene devi già metterla tipo stile margherita, così rimane morbida, mentre io l'ho infilata dentro così perché volevo fare rucola, pomodorini e grana. Ho comprato questo grano qua, anzi parmigiano, già in scaglie ed è buonissimo. L'ho amato. Poi ho preso un po' di kir. Da Risparmio a casa sono andata per comprare un po' di cose che però non ho trovato, quindi domani ci tocca un giro all'IKEA. E quindi ho comprato dell'alluminio nella pellicola. Che costano poco lì. Poi ho comprato
un contenitore trasparente piccolo. Questo non so ancora bene per cosa lo userò. E poi un altro contenitore un pochino più grande. E boh, questo penso che lo userò per le cose della cucina, tipo spugne, spugnette, robe varie. Poi ho preso dei tovagliolini, detergenti, dei sacchettini per la spazzatura e il Polident per il mio bite. E basta. Queste sono le compere di stasera. Poi però ho impacchettato un bel po' di cosine e adesso devo mettermi a sistemarle. Borse, medicinali, altre cosine per la cucina, un bel po' di cose ho portato. Adesso mi metterò a sistemare e credo che chiuderò qui questo video, perché penso sia già lunghissimo e infilarci anche l'IKEA non penso sia un'ottima idea. Per cui mi raccomando, stay tuned, nel prossimo video faremo un unboxing di acquisti all'IKEA e quindi vi aspetto qui. Non so se tra pochi giorni o tra una settimana. In questo periodo sto facendo fatica ad essere puntuale con un video lunedì e uno di giovedì. Ne sto pubblicando uno alla settimana, tendenzialmente lunedì, però tornerò puntuale. I promise. Quindi basta, chiudo questo video. Ci vediamo nel prossimo. Godetevi questo agosto. Prendetevi cura di voi, questo è fondamentale. Io vi saluto, vi mando un mega abbraccio gigantesco e alla prossima. Ciao!